Un saluto da Dottor Palmas dall'Istituto Sviluppo e Ricerca. Quello che vedi qua è un altro prototipo che noi stiamo realizzando per andare a risolvere delle soluzioni molto complesse nelle bocche dei pazienti che hanno perduto completamente i denti. Quello che vedi qua è per esempio una protesi che si può utilizzare quando abbiamo delle situazioni molto complesse dove il paziente ha perduto molto osso e utilizziamo di intermezzo il pecton, dei polimeri stress assorbenti che ci permettono di ammortizzare quello che è il carico masticatorio nella bocca del paziente. Stiamo studiando diversi tipi di protesi, stiamo realizzando diverse procedure chimiche che permettono di ottenere materiali più performanti di come sono stati in passato. Quello che è la filosofia è di utilizzare materiali diversi perché ogni singolo materiale ha delle proprietà diverse, ha dei pregi e dei difetti. Quando noi andiamo a utilizzare più materiali è possibile annullare tra di loro i difetti dei materiali. Lo zirconio è un materiale bianco con cui è possibile simulare i denti. Il pecton è un materiale polimerico che ci permette di avere lo stesso grado di elasticità delle ossa umane. Poi ci serve avere delle strutture di resistenza che ci permettono di avere la resistenza, cosa che magari lo zirconio e il pecton non hanno. E simulare infine quelli che sono i denti definitivi, le gengive perdute con materiali come il composito che permettono di ottenere poi una bioemulazione dei tessuti perduti del paziente. Cosa ancora più importante, ricorda che i denti devono essere i denti definitivi su impianti, dei denti che vengono avvitati sopra agli impianti dentali. Ti ho svelato qualche segreto di come si realizzano le arcate qua in Moldavia e io ti faccio un saluto qua dall'estero. Dottor Palmas, un dentista sardo in Moldavia.